ancora però di chi si tratta. Questo genere di video nuoce gravemente sulla salute del vostro portafoglio. Regà, nello scorso video abbiamo spacchettato giusto il bomber. Bella regà, oggi siamo qui sul canale con un nuovo arrivo che mi arriva direttamente dalla Panini. Quindi me lo manda direttamente la sede principale della Panini. E cosa abbiamo qui? Sinceramente non lo so. Quindi oggi andiamo a scoprire insieme cosa ci manda mamma Panini. Regà, sinceramente so già più o meno cosa aspettarmi, anche perché ancora fino ad oggi non mi è arrivato niente riguardo ai calciatori Panini. Sia un pacco dedicato ai calciatori? Chi lo sa, andiamo a vederlo insieme ora. Tra l'altro regà, in questo studio non ho ancora né una forbice né un taglierino, quindi userò una penna per aprire il pacco. Ok, ci siamo signori. Allora raga, tanto per cominciare, la Panini ci manda uno starter pack con l'album, con all'interno la card limited edition di Lautaro Martinez, Osimhen. E fin qui raga va bene, perché questo vale all'incirca sulle 3 euro. Carta varia. Poi raga ci manda un box da 100 bustine calciatori 23-24 con all'interno una card edizione limitata che è esclusiva dal box delle 100 bustine. Quindi raga, fondamentalmente se volete anche voi completare al massimo tutti i goal machine che sono le card esclusive da raccolta calciatori, ci saranno raga 3 esclusive goal machine che usciranno proprio dai box da 100 bustine. Che in teoria nei box da 100 bustine dovrebbero uscire Leao, Immobile e Lookman. Raga, dopo insieme andiamo a scoprire cosa c'è qui all'interno e soprattutto andiamo a scoprire insieme se i pacchetti che sono dentro qua saranno diversi da quelli che escono in giro. Se hanno qualche piccola variante, perché anch'essi diventerebbero collezionabili. E per ultimo raga, la Panini ci manda anche un box classico da 80 bustine. Questi raga sono quelli classici che escono in edicola. Quindi raga, magari fatemi sapere nei commenti, ma soprattutto lasciando un like, se volete vedere tutto questo box pacchettato in un unico video. Raga, verrebbe fuori un video di tipo un'ora. Tra l'altro raga, non ho mai fatto un video del genere sul canale, quindi fatemelo sapere nei commenti. Raga, ci tengo a ringraziare la Panini perché mi ha mandato tanto bel materiale, ma soprattutto tanto materiale per spacchettare in video con voi. Raga, fra poco ci spacchetteremo questo box da 100 bustine esclusivo online per vedere se all'interno troviamo una tra Immobile, Lookman o Leao. Il prezzo di queste tre cards Goal Machine su eBay ma anche sui social si aggira tra le 30 e le 40 euro l'uno, ma secondo me raga potenzialmente il prezzo è destinato ad abbassarsi. Quindi detto questo, non perdiamoci in chiacchiere, concentriamoci con lo spacchettamento del box da 100 bustine della calciatori Panini 23-24. Vamonos! Collezionisti, eccoci completi per spacchettare questo box da 100 bustine calciatori 23-24. Decisamente questo è denominato Collector's Box. Sono raga veramente curioso di vedere le differenze tra questi due box. Anche perché raga, questo fondamentalmente lo conosciamo già. Quindi raga, ora andiamo a scoprire insieme soprattutto quale card Goal Machine troveremo al suo interno. Fondamentalmente raga, il prezzo delle tre cards Goal Machine che sono esclusive dal box da 100 hanno praticamente tutte lo stesso prezzo, quindi mi è un po' indifferente trovare qualsiasi cosa. Cioè raga, non è che Leao costa di più solo perché è Leao. Ok raga, ci siamo. E il box al suo interno si presenta così. La card esclusiva si trova letteralmente qui all'interno. E poi raga abbiamo tutte e 100 le bustine. E raga, le bustine mi sembrano letteralmente le stesse che escono dal box da 80 bustine. Quindi vediamo se anche il contenuto è uguale. Tre giocatori dello Spezia, tra cui Esposito, che era la rookie. Poi abbiamo lo scudetto del Frosinone, lo scudetto della Salernitana, coupon dell'Ecco, che mi pare sia uguale, sì. Pogracic del Lecce, poi è la Zazzuzzi, non so come si pronuncia, del Bologna, Carne Secchi dell'Atalanta e Sulemana del Cagliari. Prima di spacchettarci da Goal Machine, raga, io però mi spacchetterei in qualche altro pacchettino e poi se siete veramente amati di collezionismo, magari spacchettiamoci insieme la Goal Machine. Abbiamo qui, raga, 10 bustine, andiamo subito a vederle. 4 scudetti DC, poi abbiamo Barellone, Elite, la squadra del Sud Tirol, il coupon dedicato al Pisa, poi abbiamo Hongla dell'Hellas Verona, delle figure girate Dawidowicz polacco dell'Hellas, la 352 che è Samuele Vignato del Monza e Alex Meret. Secondo pacchettino, in realtà è già il terzo. 3 giocatori della Ternana, 2 scudetti di New Sports che sono Empoli e Fiorentina, che tra l'altro è derby. Lookman nella sua versione Elite, che poi potremo anche trovare nella versione però Goal Machine. Il coupon dedicato alla Roma SPQR, dietro figura girata 184 che è Coppola, difensore centrale dell'Hellas. Poi abbiamo la squadra dell'Udinese, passiamo poi a Roberto Pereira, il Tucu dell'Udinese, e l'ultima è Wallace, sempre dell'Udinese. Ok, ok, vediamo ora questo fucking pack. E abbiamo le due squadre di Cirenate e Trento, la squadra della Juventus, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, coupon dedicato al Sassuolo, la 389 che è Smalling della Roma, rientrerà presto chissà, la 335 Caldirola dell'ex Inter, poi abbiamo Vincenzo Italiano della Fiorentina allenatore e Gerard Deulofeu dell'Udinese.
prossimo pack, vediamo cosa ci esce ora. Tre giocatori del Brescia, poi abbiamo la squadra della Sampdoria, tre giocatori anche del Catanzaro, coupon dedicato in rosa nera del Palermo, poi abbiamo la 459 che è Raul Bellanova, l'ex Inter, ora al Torino, la squadra dell'Ascoli, Marcus Pedersen del Sassuolo, Tammy Abraham della Roma e basta. Dai regà, dai, vediamo cosa ci esce ora. Qui abbiamo le due squadre di Giuliano e Foggia di Serie C, tre giocatori dell'Ecco, tre giocatori anche del Ferral Pisalò, poi abbiamo il coupon dedicato allo Spezia, ancora regà Tammy Abraham, regà letteralmente appena trovato, Federico Gatti difensore della Juve, Mattia Bani difensore del Genoa e Burabia del Frosinone. Comunque io regà sto ancora aspettando quel fucking Lautaro Martinez. Roberto il Gaglia Gagliardini del Monza in sua versione nuova firma, poi abbiamo Pergolettese e Propatria, tre giocatori della Reggiana, il coupon dedicato al Ferral Pisalò, poi passiamo Stefan Posch del Bologna, figurina girata con Luis Alberto dietro che è Gallo del Lecce, Luis Alberto, altra figurina girata numero 277 che è Pedrito. Scrollatina tattica, vediamo cosa ci esce ora. Scudetto del Napoli, tre giocatori della Sampdoria, Cesena e Carraratese, poi abbiamo il coupon del Monza, figurina girata che è di Davidone Frattesi dell'Inter, poi abbiamo Caba del Lecce, passiamo poi a due figurine girate che sono Ciro Immobile e l'ultima Elia Caprile. Ci mancano gli ultimi tre pack e poi raga si passa alla goal machine, che ovviamente sono veramente molto curioso. Squadra del Ferral Pisalò, tre giocatori del Cosenza, poi abbiamo Lauriente in versione Elite, molto bella questa, poi passiamo coupon del Cittadella, poi la 384 che è Diego Llorente della Roma, Ciurria del Monza, The Winter, l'ex Juve ora al Genoa, e abbiamo le due squadre, due scudetti più che squadre della eSports che sono della Salernitana e del Sassuolo. Prossimo pacchetto per voi signori, vediamo cosa ci esce. Squadra del Parma, poi abbiamo Anquist, la nuova firma, passiamo poi a Paulino Dybala in versione Elite, molto bella questa. Coupon del Lecce, poi ancora due scudetti di eSports, Salernitana e Sassuolo, quindi anche le doppie nel box da 100 sono molto facili da trovare. Junior Messias del Genoa, all'ex Milan, Marusic della Lazio e Tojan del Sassuolo. Regà, siamo ufficialmente all'ultimo pacchetto, vediamo cosa ci esce. Fermana e Gubbio, passiamo al coupon, passiamo allo scudetto del Genoa, la nuova firma del Torino, Duvan Zapata, questa molto bella. Il coupon dedicato al Bodena e al Canarini, caso del Frosinone, figura girata numero 134 che è Marchizza, Serdar dell'Ellas Verona, la numero 14 che è Toloi. Sicuramente non è stato uno spacchettamento degno di nota, però ora concentriamoci sulla vera chicca della giornata, che è questa meravigliosa card Goal Machine calciatori 23-24. Andiamo regà ad aprirla insieme, ricordo che il valore sia di Leao che di Immobile, ma anche di Lukman, si aggira all'incirca sulle 30 euro, e qualsiasi cosa che scorra mi farà felice. Poi le altre due sicuramente le comprerò da un privato per cercare di completare tutte e 10 le Goal Machine. Vediamo ora però di chi si tratta. Piano piano. Ok, della Lazio, Ciruzzo Immobile signori. Eccola qui regà in tutto il suo splendore, Ciro Immobile della Lazio in versione Goal Machine. Tra l'altro regà, ultima di questa speciale classifica delle Goal Machine è proprio la numero 10 questa, e per essere il re dei bomber mi fa molto strano. Però comunque questa è una classifica generale dello scorso anno, e effettivamente l'Immobile lo scorso anno non è che abbia fatto granché. Regà, voglio sapere nei commenti se anche voi avete acquistato questo box da 100 bustine. Sono curioso di sapere chi avete trovato voi tra Immobile, Lukman o la Rafa Leao, che comunque vada come vada sono delle bellissime card. Fatemi sapere regà con un commento quante bustine volete vedere nel prossimo spacchettamento, che qua regà ne abbiamo ancora un bel po'. E con questa bellissima card dedicata a Ciro Immobile vi ricordo di iscrivervi al canale, sfondare il tasto like, seguirmi su tutti i miei social, e detto questo, ci vediamo al prossimo video.